tutti. A me l'onore di aprire questo comizio per presentare la candidatura a sindaco dell'avvocato Giusi Turrisi in rappresentanza del Partito Democratico. Io inizio questo comizio intanto, comizio atteso, caro Giusi, atteso perché ci presentiamo a questa piazza come da istituzione, ci presentiamo a questa piazza dopo aver ascoltato i nostri concittadini, dopo aver ascoltato i quartieri, dopo aver ascoltato col nostro termometro come stava la nostra gente. E l'ascolto è stata la parola che ha caratterizzato, che Giusi Turrisi ha voluto per caratterizzare questa campagna elettorale. L'ascolto e il dialogo. Ed è l'ascolto e col dialogo che vuole amministrare questa città. Un ringraziamento a questa piazza, Giusi, che ci accoglie con questo abbraccio caloroso, così, così piena. E che è la risposta a tutti i nostri detrattori. Un ringraziamento a te che hai voluto questa campagna elettorale fatta così, ascoltando la gente, questa campagna elettorale che ha restituito il sapore della politica, che ci ha fatto tornare alla politica con la P maiuscola. Per entrare nel merito della presentazione dagli occhi di chi deve rappresentare il Partito Democratico, dico ai nostri elettori che oggi, in queste ore, è stata fatta chiarezza da uno dei candidati a sindaco, il sindaco uscente, che con un'iniziativa con l'Altra Europa di Tsipras finalmente fa chiarezza, collocando la sua proposta politica in un campo specifico, ovvero nell'estrema sinistra dello scenario politico cittadino. E soprattutto lo fa dicendo questa iniziativa politica contro il Partito Democratico. Dico grazie a questa candidata perché fa chiarezza rispetto a tutti i nostri elettori. Far chiarezza, ci dispiace, a quegli amici che hanno fatto una scelta diversa, ma soprattutto ci fa piacere per chi da detrattore ha speculato e ha abusato di un simbolo e di un partito importante come il Partito Democratico, che è a sostegno di questa candidatura, che è la candidatura più qualificata, la candidatura più capace e più competente che noi proponiamo alla nostra città. Voglio rassicurare tutti, il Partito Democratico è unito, intanto è uno e si trova in una accanto ad una coalizione forte, è unito, rinnovato e sta accanto alla candidatura di Giusi Turrisi, sindaco della città di Barcellona Pozzo di Gotto, che si fa interprete di un programma, di un progetto amministrativo che mette assieme le migliori esperienze di questa città. Il Partito Democratico si presenta con una lista fatta di giovani, di professionisti, di donne, di rappresentanti del mondo produttivo, sia datoriale che dei lavoratori, e si vuole fare centro, catalizzatore e protagonista di questa amministrazione comunale. Si candida ad essere punto centrale, insieme a Giusi Turrisi e a tutti gli altri amici delle altre liste, per governare questa città. Lo fa portando in dote la propria dimensione nazionale di partito di governo del Paese, per mettere a disposizione del progetto Turrisi Sindaco la propria interlocuzione con il governo nazionale, interlocuzione che deve servire, farsi strumento per ottenere quella che è in tutti i programmi dei candidati a sindaco, la centralità di Barcellona Pozzo di Gotto. Ma noi la porteremo con i fatti, la centralità di Barcellona Pozzo di Gotto, non con le parole e con le promesse, che sanno qualcosa gli abitanti di Calderà, che ancora aspettano il ponte che è soltanto appunto nelle promesse di qualcuno e nelle tante intenzioni. Noi lo diciamo chiaramente, mettiamo a disposizione di questa coalizione la nostra dimensione nazionale. E il Partito Democratico lo fa
mettendo in lista non solo tutte le risorse, i giovani, mettendoci la faccia con la propria classe dirigente, la classe dirigente di questi anni e di quella che verrà, mettendoci la faccia, la classe dirigente che io ringrazio questa sera, che è nella lista del Partito Democratico e che lo fa con spirito di servizio, mettendosi alle spalle le polemiche di questi giorni e dando un contributo fattivo con la propria faccia, chiedendo il voto per assumersi la responsabilità di governo di questa città. Io sarò brevissimo perché voglio dare la parola a chi viene dopo di me, soprattutto a Giusi, ma non posso fare a meno di rispondere a chi ha tacciato il Partito Democratico di responsabilità o che si è demandato ancora oggi nella campagna elettorale un cavallo di battaglia, perché chissà perché abbiamo votato questa mozione di sfiducia che non abbiamo intanto presentato noi. Abbiamo votato la mozione di sfiducia intanto a questi che dicono che l'abbiamo fatto per interesse. Rispondiamo con i fatti sono stati l'azione amministrativa che in questi 33 mesi il Partito Democratico dentro e fuori il Consiglio Comunale ha dimostrato con la propria capacità amministrativa e la rappresentazione di un'opposizione costruttiva che andava bene quando votavamo il bilancio di previsione, che ha dato fatti, che ha dato uno strumento importante di pianificazione come il piano particolareggiato del centro storico, la presa d'atto del piano regolatore, per citarne qualcuno, e l'inizio dell'attività, dell'operosità del bellissimo teatro Mandanici. Io voglio rispondere dicendo che la mozione di sfiducia poteva essere l'occasione per questo mandato interrotto per mettere al centro quello che metterà al centro Giusi Turisi, il confronto che è mancato in questi 33 mesi, un'occasione persa, era quella l'occasione per rilanciare l'azione amministrativa di una sedicente amministrazione di centrosinistra, invece no, nelle ore della discussione sulla mozione di sfiducia, nei giorni che si sono preceduti, non si è fatto nessun cenno al confronto politico. Si è scelto lo strumento della vecchia politica, questa sì, quello della conta, di andare a ricercare l'undicesimo voto e la prova muscolare sui numeri. A questo noi abbiamo detto no e abbiamo detto sì invece alla mozione di sfiducia, e siamo oggi più che mai convinti che il Partito Democratico su tutti i temi non farà sconti a nessuno e chiede un voto per Giusi Turrisi, sindaco della città di Barcellona Pozzo di Gotto. Questa volta. Buonasera a tutti, sono particolarmente contento di vedere una piazza così colma di amici e così colma di barcellonesi. Non è uno scherzo, prima di me ha parlato il rappresentante del Partito Democratico, persona per bene, ora io rappresento l'Associazione Culturale Fuori dal Coro, che è un'associazione culturale che si colloca, come tutti ben sapete, in un'area ben precisa che è l'area di centrodestra, un'area di una destra moderata cristiana. Quindi abbiamo una precisa collocazione ideologica, abbiamo una precisa caratterizzazione politica, però abbiamo fatto delle scelte. Abbiamo fatto delle scelte nuove, abbiamo fatto delle scelte per Barcellona perché, come tutti voi ben sapete, persone come me e della mia associazione certamente rifuggono dalla richiesta di poltrone o di altri incarichi di qualsivoglia natura. Siamo qui insieme con quelli anche del Partito Democratico intanto per Barcellona, non abbiamo altri interessi, gli altri probabilmente avranno anche interessi reconditi, noi assolutamente no. E tra l'altro voglio anche significare un punto, perché ho sentito delle stupidaggini in questa campagna elettorale.
Intanto noi del Fuori dal Coro, io personalmente, certamente io non ho una militanza politica, perché la mia militanza è stata lo studio, i libri e la mia professione. Soltanto negli ultimi tempi io ho dedicato parte della mia vita all'attività politica e ho fatto il consigliere provinciale del partito, del PDL, unica mia tessera di partito. Non ho avuto mai altre tessere di partito. Oggi non ci collochiamo politicamente, partiticamente da nessuna parte, perché in questo momento non riteniamo di dover aderire ad un preciso progetto partitico, perché non lo condividiamo. Solo per questo. Perché abbiamo scelto questa terza via? Perché da un lato ci ritroviamo, come ha ben detto l'amico mio che mi ha preceduto, ci ritroviamo ormai in una posizione estremista talmente evidente, palese, manifesta a tutti, che è quella del comunismo estremo, che è quella degli antagonisti a Milano che distruggono Milano e Roma e che piangono invece qua a Barcellona per ogni qualsiasi cosa, in base ai momenti, alle esigenze contingenti, però sono sempre uguali gli estremisti di sinistra. Quindi questa collocazione politica, per chi non l'avesse capito, era palese già quando hanno vinto le elezioni politiche l'ultima volta le bandiere rosse e la ex sindaco con la famosa maglietta con l'effigie di Frida Kahlo. Cioè, lei ha come idolo Che Guevara e Frida Kahlo, io Gesù Cristo come idolo. Questo è il mio idolo, non Frida Kahlo né Che Guevara. Poniamo intanto questi punti. Perché invece il dissenso rispetto ad un'area ideologica che mi è più consona? È un dissenso metodologico, consentitemi. È un dissenso per chi si alza la mattina e dice: uvo chisto, se ti piace è chisto, allora te ne va. Questo si sintetizza dove praticamente Formica è, come si chiama il rappresentante del DR, l'onorevole Picciolo, un certo Picciolo che non conosco, l'onorevole Picciolo, partoriscono una candidatura e dicono: questa è la candidatura, dopodiché cerchiamo di raccogliere persone attorno a questa base, lo facciamo con un certo metodo, promettendo assessorati e promettendo presidenze del Consiglio, 25 assessori, 34 presidenti del Consiglio, ed ecco come si forma la base. Ebbene, questo metodo noi non lo accettiamo e abbiamo scelto di seguire un metodo che credo sia più democratico, cioè rivolgere il nostro sguardo al bene della città, agli obiettivi principali che sono quelli di risollevare la città e poi fare un patto della città con persone del bene, che a prescindere dal substrato ideologico siano delle persone per bene che abbiano un solo obiettivo: Barcellona! E basta! Non ci interessano onorevoli, non ci interessano presidenti della regione, non ci interessano che il presidente della regione se ne vada dall'altro lato, ora parleremo pure di lui. Questa è la nostra posizione di dissenso e questo è il metodo che noi abbiamo scelto. Quello che io chiamo un patto civico delle persone per bene, con ciò non voglio avere la presunzione di dire che in altri contesti non ci siano persone per bene, noi non abbiamo questa arroganza, questa gliela lascio tutta alla dottoressa Collega, quella che dice che noi le persone che la pensiamo in maniera diversa da lei, lo sapete cosa siamo? Anni luci distanti da lei. Siamo su piani completamente diversi. La tua è una posizione forcaiola e inquisitoria, io vedo un tutto in maniera garantista. Ma abbiamo culture giuridiche diverse, rispetto la tua, tu non rispetti la mia. Anche questa è una posizione, è una visione, diciamo così, politica completamente diversa. Udivo dalla registrazione del suo comizio, sentendola a casa, che lei praticamente è distante anni luce. E poi col suo solito sarcasmo, in cui si pone al di sopra di tutti come se fosse unta da Dio,
cioè andava a riferire progetti e programmi come se avesse fatto non so che cosa per Barcellona. E allora attentamente mi sono messo lì ad ascoltare qual era le cose che avesse fatto. Signori, ha sistemato le scuole elementari, diceva alcuni progettini. Ma dico, ma non volevi fare nulla, ti volevi rubare lo stipendio. Cioè, se noi andiamo a dare una valutazione politica del tuo operato, arrivi a 4,5, non arrivi nemmeno a prendere 5 se noi andiamo a valutare ciò che hai fatto per Barcellona. Perché Barcellona che cosa si aspettava? Barcellona si aspettava innanzitutto che tu facessi il ponte a Calderà, Barcellona si aspettava che intervenisse nelle posizioni di disagio che ci sono nelle periferie, Barcellona si aspettava che tu intervenissi per l'ospedale di Barcellona. O forse no. Invece no, lei si arrocca su certe posizioni, quelle che abbiamo visto anche stasera, perché è una scelta strategica quella di fare un comizio in concomitanza portando il presidente della regione siciliana Crocetta dall'altro lato. Ma non ci sei riuscita, guardate la piazza è piena, non hai distolto il barcellonese dall'attenzione che hanno nei confronti di questo progetto politico fatto di persone che hanno messo la faccia. Io sono qui con 25 anni di professione, senza chiedere nulla e a disposizione di Turrisi. Se vuole, sono a disposizione per Barcellona, così come lo è il dottore Liga e così come lo sono altri professionisti che con presunzione, cara sindachessa, ex sindachessa, fammelo dire con presunzione, anch'io faccio qualcosa nella vita e penso che la sto facendo anche bene, grazie a Dio, grazie a Dio. Il tuo Crocetta che porti qua oggi, dico, dovevi avere, penso, cerco di concludere, dovevi avere, per lasciare spazio a Turrisi, dovevi avere quella minima spinta morale di non portare una persona che, a mio modo di vedere, poco ha fatto per la Sicilia. Buco di bilancio. Perdita dei poteri dello statuto, basta vedere la questione dei crediti, partecipate costosissime, affidati agli amici del partito, spesso il partito quello degli amici, quelli dell'antimafia politicizzata, quelle che costruiscono le carriere, quella di cui non si può parlare. Quando parliamo dell'antimafia politicizzata dobbiamo sussurrare come in una seduta spiritica, perché dobbiamo temere le ritorsioni, dobbiamo temere le vendette, non mi spavento. Ho già svolto una professione dove temo tutti i giorni di incappare in problematiche, visto la difficoltà che abbiamo nello svolgere la professione del penalista, figurati se mi spavento delle tue vendette. Diciamolo proprio, è un Crocetta che non ha fatto alcun progetto o programma ambientalista. Ma qua c'è Pino Galluzzo, le nostre battaglie contro Tern, contro l'elettrodotto. Abbiamo qui, ci onoriamo di avere qui il consigliere comunale di Pace del Mera, Bianchetti Musumeci, quella che abbiamo messo io e Pino sul pilone a 5 metri, mentre noi lottavamo contro Tern. Crocetta e i miei amici di partito del PDL se la facevano alla larga, della questione ambientale. A nessuno interessa la questione ambientale. Però consentitemi, tocco l'ultimo argomento, perché altrimenti Turrisi mi fa saltare dal palco, e giustamente l'ospedale è quello che mi sta a cuore. Perché è vero, tutte le responsabilità in ordine al depauperamento della condizione del nostro ospedale, quella per cui oggi non nasce più una persona a Barcellona, non è tutta colpa sua, perché lei interviene dopo, ma in 3 anni di governo Crocetta, in 3 anni di un governo vicino a te, perché non ti sei spesa? Perché non hai fatto un qualcosa di concreto? Perché a novembre del 2014, quando nel reparto di medicina di Barcellona da 6 unità ne sono rimaste 2,
18 posti letti, ma voi lo sapevate? Ma voi sapevate? Non lo sapevate perché non è stato tanto pubblicizzato, fin quando il dottore Chiofalo, che mi onoro di avere nella lista fuori dal coro, ha occupato il reparto di medicina insieme al suo collega, perché svolgevano 18 ore al giorno di servizio nel disinteresse del sindaco di Barcellona, con tutto ciò che comporta e che poteva comportare, sia sotto il profilo delle di vite umane, sia sotto il profilo delle responsabilità mediche da parte delle unità operative, dei due medici, solo dopo l'occupazione del reparto e la denuncia, che mi consente dottore Chiofalo, ho perorato io come difensore, guarda caso come per miracolo sono arrivati i medici. Quindi ospedale, punto principale nel nostro programma, che illustrerà la persona che io reputo, che intanto ripeto, abbiamo scelto noi e non è stata calata dall'alto. Punto primo, che è la metodologia. Persona terza, perché non appartiene a alcun partito politico, persona di estrazione ideologica cristiana, e questo mi riempie di gioia, persona a cui voglio tanto bene e stimo per l'attività che ha svolto, perché ho interloquito con lui spesso, lui da giudice del tribunale di Patti, e mi sono ritrovato ad averlo davanti nella composizione del collegio del tribunale. Una persona che con la sua capacità, la sua umiltà e la sua onestà, unita e in sintonia con quelle persone che ci stiamo spendendo, che mettiamo la faccia, siamo a disposizione per far sì che Barcellona cambi, ma cambi non nell'interesse di alcuni, cambi per tutti i barcellonesi. Buonasera a tutti, a me il compito invece di tracciare il profilo di Giusy Turrisi. Non vi spaventate per i fogli, perché ho degli appunti, non leggerò. Per me è un grande onore salutarvi da questo palco e parlare, dopo Nicola e Pinuccio, di Giusy Turrisi, del nostro candidato a sindaco. Noi, come sapete, questo è il primo comizio che facciamo in questa nostra amatissima città, ma soprattutto nella nostra piazza di questa nostra Barcellona. E siamo qui per un appuntamento che tutti già sappiamo, perché è un appuntamento elettorale importante. Un sindaco è stato sfiduciato, ma è stato sfiduciato dal popolo, perché è stato sfiduciato dai consiglieri comunali che sono stati eletti dal popolo, e loro hanno dimostrato un senso del dovere, di responsabilità. Sulle motivazioni non ne parliamo, perché sono state già ampiamente motivate e enucleate. Io mi trovo qui e spiego perché ho scelto Giusy Turrisi come candidato a sindaco: perché è un sindaco giusto, perché è un sindaco che ascolta, perché è un sindaco che ha le proprie idee e li mette al servizio della città, ma soprattutto perché è un conoscitore attivo e attento della macchina amministrativa. È stato amministratore tanti anni fa, è stato vice sindaco, assessore ai servizi sociali e alle politiche giovanili. E quel settore del comune, dove anche oggi se andiamo, è rimasto come quando l'aveva lasciato lui, come quando lui l'ha creato. Molti lo chiamavano il ministero, sì, il ministero, ma perché funzionava lo chiamavano il ministero. Questo è Giusy Turrisi. E che cosa possiamo chiedere di più a un sindaco se non competenza, abnegazione, servizio? Questo è Giusy Turrisi. La candidatura di Giusy Turrisi, è stato detto anche da quelli che mi hanno preceduta, è stata scelta da un tavolo, direi, tecnico-politico, che è nato come un tavolo che raggruppa diverse forze, ma era un tavolo coeso e convinto, e anche oggi è coeso e convinto, e questa piazza lo dimostra. Forse solo qualcuno se n'è andato, purtroppo è stato abbagliato da un altro senso di marcia, ha cambiato
sbagliato segnale, ma di questo non ne parliamo più. Giusti Turrisi ha il profilo giusto per governare questa città, perché soprattutto quando si parla di legalità, i nostri avversari parlano di legalità, ma la legalità è intrinsecamente legata alla persona che fa politica, alla moralità, all'aspetto di ognuno di noi che ci mettiamo la faccia, che ci vogliamo impegnare in politica. Giusti Turrisi ha una cosa in più, una marcia in più, è un testimone giornalmente, quotidianamente attivo e attento della legalità, perché svolge le funzioni di magistrato onorario e di componente del collegio penale. Non a caso nel suo programma parte con la macchina comunale, lui la chiama la casa di cristallo, dove tutti i cittadini giornalmente, quotidianamente potranno vedere se avrà la fortuna, se gli darete la fortuna di farlo governare, potranno vedere tutti gli atti amministrativi del sindaco, degli assessori, del personale, di tutti. Istituirà la carta dei servizi, dove il cittadino in tempo reale potrà sapere cosa si fa nel comune, e molti comuni in Italia l'hanno fatta, qui siamo ancora lontani anni luce, ma Giussi la farà. Parla nel suo programma di trasparenza, istituirà tutti i protocolli di legalità e di trasparenza con la prefettura e con tutti gli organi deputati. Questi sono i motivi che, parlando da subito con Giussi Turrisi, mi hanno entusiasmato e mi hanno fatto scegliere Giussi Turrisi come candidato giusto per questa città. Credetemi, un sogno. Diceva l'arcivescovo di Canterbury, un sogno, se si sogna da solo resta un sogno, ma se si sogna tutti insieme diventa una realtà. Come professionista faccio l'ingegnere, mi trovo tutti i giorni ad avere a che fare con questa realtà, giro la città e vedo una città spenta, una città a luci soffuse, ma credetemi, basta poco per migliorarla. Incominciamo dall'ordinario: la pulizia dei marciapiedi, levare le sterpaglie, podare gli alberi, abbattere tutte le barriere architettoniche, rendere una città vivibile anche chi purtroppo non la può vivere sempre, incominciare a rendere anche una città turistica, parlare di turismo accessibile, di turismo sociale, ma non c'è bisogno di avere tante cose, già a Barcellona ha tante ricchezze, bisognerà certamente valorizzarle, dobbiamo tornare ad essere una città da vivere.